Allora, sì, benvenuti al corso sugli azionamenti brushless. Questo è un corso base rivolto a chi si approccia con il motion control per la prima volta o perlomeno non ha mai lavorato con dei servoazionamenti brushless. Il programma del corso è il seguente: andremo a vedere cos'è un sistema motion, i concetti di coppia, di momento di inerzia, cos'è necessario per effettuare un dimensionamento, cos'è un encoder, cos'è un driver, le varie tecniche di controllo del moto, la banda passante, l'errore di inseguimento, cosa vuol dire fare la taratura di un asse. Cos'è il fulcrous control e poi andremo a vedere, faremo una panoramica degli azionamenti Panasonic. Iniziamo dunque. Quali sono i principali attori di un sistema motion? Abbiamo il master, che è quel dispositivo intelligente dotato di una logica interna che, programmato, si occupa di gestire il movimento dell'asse o di tutta la macchina automatica. Il master solitamente è un PLC o un CN. Poi abbiamo la parte slave. Lo slave è il dispositivo che si occupa di tradurre i comandi di movimento del master in comandi di tensione e corrente da dare al motore. In un sistema di movimentazione lo slave è il driver o azionamento elettrico. Il motore elettrico viene solitamente inglobato nel concetto di slave. E cos'è? È l'attuatore vero e proprio del movimento. Poi vi sono i sensori di fine corsa e i sensori di homing. In un sistema motion a cosa servono? I sensori di fine corsa sono quei sensori che vanno a delimitare il movimento, il range di movimento della meccanica. Sono usati come protezione della meccanica. Impediscono appunto l'oltrecorsa del carico. Vengono anche detti pot e not. Pot è il fine corsa nel verso positivo, not nel verso negativo. Poi solitamente si inserisce un sensore, detto sensore di homing. Viene inserito per quando si va ad avviare la macchina per andare a trovare lo zero macchina. Non tutte le funzioni di home sfruttano appunto il sensore, ci sono altri metodi di home, però nella maggior parte di casi si utilizza. Panasonic offre appunto motori brushless. Cosa sono i motori brushless? Sono dei motori sincroni a commutazione elettronica. Quindi sono motori sincroni alimentati tramite un apposito circuito elettronico in grado di variare a piacere la frequenza di alimentazione e quindi la velocità. Sono motori utilizzati in tutte le applicazioni che richiedono alte prestazioni dinamiche, poi andremo a vedere perché. Lo dice la parola, non hanno le spazzole, brushless in inglese. Cosa comporta? Comporta una riduzione, non avendo le spazzole, una riduzione delle perdite per attrito. Non hanno un collettore. E questo va a eliminare problemi di usura, di scintillio, resistenza elettrica. Questo è importante, ad esempio, in ambienti, cioè lo scintillio potrebbe causare un inizio di incendio. Quindi
il brushless in ambienti magari pericolosi può essere un'alternativa. Motori brushless hanno un migliore smaltimento di calore, hanno una minore inerzia del rotore, poi andremo a vedere, ho segnato in maiuscolo inerzia, in grassetto inerzia, andremo a vedere il concetto di inerzia importante, hanno minori limitazioni di coppia dovute alla velocità. I motori brushless si dividono in AC brushless, corrente alternata, e DC brushless, corrente continua. I primi hanno una forza controelettromotrice sinusoidale, lo vediamo nell'immagine a destra. I DC brushless una forza controelettromotrice trapezoidale. Quindi cosa succede? Succede che negli AC brushless, essendo la forza controelettromotrice anch'essa sinusoidale come la corrente in ingresso, corrente alternata, si ottiene una potenza e quindi una coppia costante. Nei DC brushless, affinché il motore produca una coppia costante, la corrente di fase, che la vedete la forma d'onda quadrata, deve essere costante nel periodo in cui la forza controelettromotrice è costante e nulla quando questa varia. Quindi nel trapezio, nella fase costante, la corrente è positiva, è costante. Nella fase di crescita o di decrescita, la corrente è nulla. In questo modo il motore produce una coppia costante, quindi una potenza costante. La coppia totale generata è proporzionale al valore di corrente, questo sia negli AC brushless sia nei DC brushless. Questo è un esploso di un motore brushless. I componenti principali quali sono? Sono la parte di rotore, eccolo qua il rotore, composto da asse e magnete permanente, e la parte di statore, il rotore ruota intorno all'interno dello statore, dove sono presenti gli avvolgimenti. Poi abbiamo un encoder rotativo. Andremo a vedere poi qual è la funzione dell'encoder. E nei motori Panasonic abbiamo un connettore che è detto aviator, è un connettore con un grado di protezione IP67. Quindi adatto ad ambienti umidi e polverosi. Tale connettore è presente sia sul connettore motore sia connettore encoder. Ci sono versioni di motori detti con connettore pigtail che sono IP65 a livello del motore e IP20 dove il cavo si connette. La maggior parte dei nostri motori sono comunque IP67. Quelli più utilizzati sono gli IP67. E di profilo vediamo il motore con quei due quadrati gialli che sono è il motore con il freno. Un freno a induzione che viene attivato con i 24 volt, quindi ci sono due versioni di motori con freno e senza freno. Principio elettrico che porta alla movimentazione, alla rotazione del motore.
Allora, nello statore abbiamo detto che ci sono gli avvolgimenti, questi avvolgimenti sono collegati alle tre fasi o comunque alla rete elettrica. Quando la corrente scorre all'interno degli avvolgimenti, si crea un campo magnetico rotante, un campo magnetico rotante. All'interno, essendo il rotore composto da materiale, da magneti permanenti, il magnete permanente tende ad allinearsi al campo magnetico rotante e questo porta alla rotazione del rotore all'interno dello statore. Il circuito elettronico gestisce la frequenza di attivazione del passaggio di corrente all'interno delle spire, più la frequenza è alta, più la velocità di rotazione del rotore è alta. Più l'intensità di corrente è alta, più la coppia del motore è alta. È proporzionale, la coppia è proporzionale all'intensità di corrente. Ora passiamo al concetto di momento di inerzia. Cos'è il momento di inerzia? È una proprietà fisica di un corpo meccanico posto in rotazione rispetto ad un asse. In senso pratico, descrive quanto è difficile cambiare il suo stato di moto angolare rispetto a quell'asse. L'immagine di seguito ci farà capire meglio. C'è l'omino, il bodybuilder, con il suo braccio, il bilanciere e i due dischi. Il braccio del bodybuilder rappresenta l'asse di rotazione. Più i dischi sono vicini all'asse di rotazione, più sarà facile per il bodybuilder ruotare il bilanciere. Più i dischi sono lontani, più sarà difficile ruotarlo. Questo è il momento di inerzia. Quindi il momento di inerzia dipende dalla geometria del carico, quindi dalla distanza dall'asse di rotazione. Il momento di inerzia si misura in chilogrammi metro quadro. La coppia, perché per un motore si parla di coppia e non di forza, il motore compie un moto di rotazione e per ruotare la forza lineare F deve essere sempre accompagnata dal cosiddetto braccio della forza R. Quindi la forza imprime sul braccio di rotazione, e questo porta ad una rotazione, a un momento meccanico, la coppia. Nel caso rotativo, il secondo principio della dinamica, che è forza uguale massa per accelerazione, si traduce in coppia uguale momento di inerzia per accelerazione angolare. E guardando le due formule si vede proprio una corrispondenza. Quindi l'accelerazione nel caso di un movimento lineare corrisponde all'accelerazione angolare nel caso di un movimento rotativo. La massa corrisponde al momento di inerzia e la forza alla coppia. La formula, appunto, coppia uguale momento di inerzia per accelerazione angolare introduce due concetti. Il primo è che per accelerare o decelerare un motore, quindi variare la velocità, per farlo è necessario applicare una coppia. E coppia e accelerazione angolare sono legati proporzionalmente dal fattore J, il momento di inerzia. Per un corretto funzionamento del motore,
e per eseguire un posizionamento preciso di un carico, bisogna rispettare un rapporto che è detto rapporto di inerzia, cioè si va a calcolare l'inerzia del carico, l'inerzia della meccanica, il momento di inerzia della meccanica, del carico in generale, e la si divide per il momento di inerzia del rotore. Se questo valore rientra nei range stabiliti, questo range lo si trova nella scheda delle caratteristiche del motore. Comunque, se questo rapporto rientra in questo range, allora potremo avere un posizionamento preciso, un corretto funzionamento del motore. I motori brushless perché sono interessanti? Perché hanno un momento di inerzia del rotore molto basso. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che è molto facile accelerarlo e decelerarlo. Quindi sono utilizzati per applicazioni con alta dinamica proprio perché il momento di inerzia del rotore è basso. Panasonic offre tre tipi di motori brushless, uno a bassa inerzia, uno a media inerzia e uno ad alta inerzia. Quindi, quali sono gli obiettivi del dimensionamento? Allora, per prima cosa, allora andiamo a valutare qual è il rapporto di inerzia carico motore. Poi, per scegliere un motore bisogna verificare che sia in grado di soddisfare sia in termini di velocità che di coppia le richieste dell'applicazione. Allora, sempre sulla scheda del motore ci sono due grafici. Il primo è un parametro di fondamentale importanza, è la curva caratteristica del motore, che viene chiamata ST curve. ST curve perché? Perché S sta per speed, T sta, cioè velocità, T sta per torque, coppia. Quindi è una curva che mette in relazione velocità e coppia. E indica proprio ciò che il motore è in grado di offrire a livello di coppia e velocità. Vediamo nel grafico che ci sono due aree, una rosa e una bianca. Quella rosa è la zona di lavoro continuativa del motore, cioè ad una determinata velocità e una determinata coppia che è minore o uguale della coppia nominale, il motore può lavorare per un tempo infinito. Nella zona bianca, che è detta zona di lavoro di picco o zona intermittente del motore, il motore può lavorare solo per un determinato istante di tempo. Quanto tempo? Alcuni secondi e lo si visualizza nel grafico a destra. Cioè oltre il 115% della coppia nominale, il motore può lavorare solo per alcuni brevi istanti. Ci sono domande? Questo è un concetto importante quando si va a scegliere un motore. Tra l'altro, quando si va a scegliere un motore ci aiuterà un software che si chiama MSelect, che va proprio a analizzare queste cose. In base alla dinamica, in base alla cinematica, alla meccanica che noi utilizziamo, lui va, e in base ai dati di targa del motore, lui va a valutare proprio queste curve. Ora passiamo all'encoder. L'encoder, abbiamo detto che i nostri motori servoazionamenti brushless, appunto essendo servoazionamenti, hanno bisogno di un encoder. Cos'è? È un sensore
che fornisce in uscita la posizione dell'albero motore. Da questo dato è possibile risalire alla velocità e all'accelerazione dell'albero motore stesso. Perché? Perché avendo la posizione, la derivata prima della posizione è la velocità, la derivata seconda della posizione è l'accelerazione. I nostri encoder sono encoder ottici. Come funziona un encoder? C'è una fonte di luce, un LED, e c'è un fotodetector, un fotodiodo. Tra i due un sottile disco con delle lamelle. Queste lamelle rappresentano le posizioni dell'asse, quindi quando ruota l'asse ruota il disco. Le lamelle fanno passare la luce e il fotodetettore riesce a capire in che posizione si trova l'asse. Più lamelle ci sono sul disco, più saremo risoluti. Quindi più l'encoder ha un'alta risoluzione, più sarà preciso identificare in che angolo si trova l'asse del motore. Panasonic è famosa perché intanto produce lei stessa gli encoder, e gli encoder sono ad altissima risoluzione, arrivano a una risoluzione di 2 alla 23, quindi su un giro motore si riesce a identificare 2 alla 23 impulsi giro, cioè su 360 gradi, si fa 360 gradi diviso 2 alla 23, quello è il passo che si riesce a misurare. Esistono due tipi di encoder, un encoder incrementale che ci dà quindi l'informazione di posizione finché il driver o comunque la macchina è accesa. L'encoder assoluto, che grazie a una batteria tampone riesce a darci l'informazione anche dopo aver spento e riacceso la macchina, il driver. Esistono delle nuove versioni di motore con encoder assoluto senza batteria, quindi senza una batteria tampone riescono a mantenere l'informazione di posizione. Questo è il nostro driver. Nel caso specifico si tratta di un driver EtherCAT. Panasonic ha driver a treno di impulsi, driver con protocollo RTX e EtherCAT. Sono pressoché simili, cambiano solamente le porte X2A, X2B, che nel treno, quello del treno impulsi, non è presente. Allora, iniziando dall'X1, l'X1 è la porta micro USB per collegarla al computer e per parametrizzarlo tramite il nostro software Panatherm. L'X3 è la porta safety STO, safe torque off, cioè quella porta di sicurezza che va a togliere la coppia al motore. Non tutte le versioni dei driver ce le hanno, ci sono le versioni con STO e quelle senza STO. Sotto X2A, X2B, che è la porta d'ingresso e di uscita EtherCAT, poi l'X4, che è il connettore ingressi e uscite digitali, nel caso dell'EtherCAT è a 26 pin, nel caso del driver a treno di impulsi è a 52 pin. Poi abbiamo la porta X5, che è quella porta dove si va a collegare un eventuale encoder esterno. Se utilizziamo ad esempio un controllo in full closed, poi andiamo a vedere cos'è,
si va a collegare l'encoder esterno in questo punto. Porta X6 è dove si va a collegare l'encoder del motore. XA è la parte di potenza, quindi l'alimentazione principale e l'alimentazione di controllo. E sotto è l'XB dove si va a collegare le tre fasi del motore, quindi il cavo motore e l'eventuale resistenza rigenerativa. Tra i pin identificati con la lettera P e B. Il driver può essere comandato eventualmente anche in analogica, quindi solitamente in un controllo di velocità o di coppia, e l'analogica si collega sempre sul connettore X4. Il motore brushless come può essere comandato? Può essere comandato dal master in controllo di posizione, di velocità o di coppia. Nel controllo di posizione il master comanda il driver di andare a una desiderata posizione. Controllo di velocità gli si comanda di mantenere o di andare a una desiderata velocità. Nel controllo di coppia di mantenere una certa coppia. Cosa importante nel controllo di coppia? Il motore accelera fin tanto che non raggiunge la coppia che gli è stato chiesto di erogare. In altri termini, è possibile che con albero a vuoto o se ci fossero dei giochi meccanici, il motore non incontrando coppia resistente, cioè incontrando coppia resistente pari a zero, andrebbe ad accelerare fino a velocità altissime e questo potrebbe causare rotture. Quindi cosa si fa in controllo di coppia? Si inserisce un parametro all'interno del driver che va a limitare la velocità massima raggiungibile dal motore. Il controllo di coppia. Sul controllo di coppia si va a agire direttamente sulla corrente, perché, come ho detto prima, l'intensità di corrente, cioè la coppia è proporzionale all'intensità di corrente che attraversa gli avvolgimenti. Questo è uno schemino di come funziona il controllo di posizione, che viene detto anche inseguimento di posizione ad anello chiuso. Perché anello chiuso? Allora, il controllore comanda di andare a una certa posizione. Il driver riceve il comando e lo traduce in termini di tensione di corrente al motore. Il motore, tramite l'encoder, che in questo caso funge sia da trasduttore di velocità che da trasduttore di posizione, va a comunicare al controllore o al driver in che posizione effettivamente si trova l'asse. Quindi praticamente chiude, per quello che si dice ad anello chiuso, chiude l'anello. Questo ci permette di avere un controllo più fine e preciso. E poi c'è il motore, si ruota, si muove e trasmette il movimento alla trasmissione, tramite la trasmissione al carico. Il trasduttore di velocità non è richiesto in un controllo di posizione, però i sistemi più all'avanguardia, più nuovi, ne sono dotati. Il controllo di velocità è analogo, cambia solo che non c'è un trasduttore di posizione, ma un trasduttore di velocità. E ripeto, nel nostro caso l'encoder rotativo svolge entrambe le funzioni. E nel controllo di coppia si utilizza praticamente lo stesso anello di velocità di posizione e si va ad agire sulla corrente
erogata al motore. Il sistema di controllo all'interno del driver abbiamo detto che è un sistema retrazionato, un sistema in catena chiusa. Gli anelli di controllo interni al driver necessitano di una taratura opportuna. Questa si dice regolazione dei guadagni. Quindi, quel controllo che fa il driver quando riceve l'informazione dall'encoder può essere gestita in maniera più o meno spinta e regolando i guadagni dell'anello di posizione, dell'anello di velocità, dell'anello di corrente, andiamo proprio a gestire la risposta del driver, facciamo praticamente la taratura dell'asse. Questo ci porta poi al concetto di banda passante. Cioè, cos'è la banda passante? La banda passante fornisce dal punto di vista pratico un'indicazione su quanto il motore è pronto e veloce nella risposta a un dato comando. Quindi se noi gli anelli di controllo li tariamo al massimo, dal punto di vista teorico software abbiamo il massimo della banda passante. Non si può fare questo, mettere il valore di questi guadagni al massimo. Perché? Perché andando a aumentarli troppo rischiamo di introdurre delle vibrazioni, delle risonanze, delle antirisonanze dovute anche alla meccanica che è collegata al motore. Quindi la banda passante, ad esempio, di un nostro driver arriva fino a 3,2 kHz. Cioè quanto veloce risponde al comando del master, però il collo di bottiglia la fa la meccanica che è collegata. Se la meccanica è una meccanica perfetta, rigida, senza giochi, allora ci si può avvicinare a una banda passante, non dico di 3,2 kHz, ma molto 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 alta, ma se la meccanica è scadente, e ci sono attriti, è la meccanica che fa da collo di bottiglia. Possiamo andare a verificare quant'è effettivamente la banda passante di un sistema, sempre tramite il Panatherm. Praticamente si va a introdurre un rumore bianco nel sistema e si guarda come il driver risponde a questo comando. Si va a verificare le varie vibrazioni, le varie risonanze che vanno a ridurre la banda passante. Cos'è il tempo di assestamento? Setting time è il tempo che ci impiega il motore per passare dal 10% al 90% del segnale di riferimento di velocità. Il motore non riuscirà mai a inseguire completamente il comando di velocità dato dal master, ma va sempre a un certo ritardo. Una banda passante elevata, una meccanica di qualità senza presenza di giochi, riducono questo tempo che è di fondamentale importanza in un sistema motion. E quindi parliamo di errore di inseguimento. In controllo di posizione l'errore di inseguimento è quell'errore ineliminabile che è dovuto ai tempi di risposta fisici della binata driver-motore di tutto il sistema in catena chiusa. Quindi, da quando il master invia il comando al driver, il driver lo elabora, lo trasmette al motore, il motore si muove, lo trasmette al carico, in tutto questo processo c'è un ritardo e quindi un errore. Questo è l'errore di inseguimento. La risoluzione dell'encoder ne abbiamo già parlato prima, più l'encoder ha una risoluzione alta,
più il posizionamento o il controllo di velocità e di coppia sarà accurato. Anche la taratura dell'asse ne abbiamo parlato, la taratura quindi la procedura di settaggio dei guadagni dei vari anelli di controllo. Panasonic ci permette di fare una taratura dell'asse automatica tramite due funzioni all'interno del driver che possiamo raggiungere con il Panatherm, che è il Fit Gain o il Real Time Auto Tuning. E considerate che Panasonic è uno dei pochi delle poche aziende che ha un autotuning eccezionale, cioè spesso semplicemente con l'autotuning si riesce a utilizzare la macchina in maniera eccellente. Spesso non serve un tuning manuale. Il full closed control cos'è? L'abbiamo detto, è una funzionalità del driver che permette di controllare direttamente la posizione del carico meccanico, cioè utilizzando un encoder esterno che si trova a valle della meccanica, quindi dove si trova il carico, ci permette di verificare se effettivamente è stata raggiunta la posizione, perché magari a causa di giochi il motore si è spostato, però il carico non, a causa della trasmissione, non ha raggiunto veramente la posizione. Tramite un encoder esterno abbiamo la certezza della posizione e quindi l'informazione che arriva al driver è veramente un'informazione, cioè chiude veramente il ciclo di controllo. Ci sono domande fin qua? No, per me è abbastanza chiaro. Benissimo. Poi abbiamo visto la parte teorica, i concetti e i termini di base. Ora passiamo alla panoramica dei driver Panasonic, la serie Minas. Si dividono, come si vede dallo schemino, in due parti. Una soluzione non a base di campo e una soluzione a base di campo. Quindi le soluzioni non a base di campo sono le soluzioni a treno di impulsi. Quindi abbiamo un master che invia degli impulsi al driver a seconda della frequenza ricevuta e a seconda di un parametro interno del driver che ci dà il numero di giri, in base agli impulsi che riceve il numero di giri, e si ha proprio il movimento, la velocità dell'asse. Quindi più la frequenza del treno di impulsi in uscita dal master è alta, più il motore ruoterà velocemente. Questo parametro di cui parlo è il parametro solitamente identificato come parametro 0,8, ci dà il numero di impulsi giro. Quindi, in base al numero di impulsi che riceve, il motore gira per un certo angolo. Si sposta per un certo angolo. Poi ci sono le soluzioni a base di campo, che si dividono soluzioni su seriale e soluzioni su cavo Ethernet. Soluzioni su cavo Ethernet a sua volta si dividono in protocollo RTEX e protocollo EtherCAT. Queste sono le soluzioni non a base di campo. Partiamo con il Minas Leaky, che è un driver che lavora in controllo di posizione.
quindi a treno di impulsi. Poi andiamo sulla serie A5, che ha sia la versione a treno di impulsi analogica per il controllo di velocità e di coppia e treno di impulsi per il full closed. Analogo il Minas A6, che è la serie successiva, che introduce anche un driver con un posizionatore a bordo in controllo di posizione. In quel caso lì non sarebbe nemmeno necessario l'utilizzo di un master. Si inseriscono queste posizioni e poi c'è una logica semplificata che appunto gestisce i posizionamenti. Poi c'è la serie Minas BLGP per il controllo di posizione al solo posizionatore integrato e la serie Minas BL, GV e KV per il controllo di velocità tramite ingressi digitali. GP sta per la G sta per gear perché viene fornito con un riduttore Panasonic, P sta per posizione, GV quindi gear velocità, KV sta per chiavetta, è un asse, è un motore con asse con chiavetta e V per velocità, controllo di velocità. I primi lichi A5 A6 sono servozionamenti, quindi hanno un encoder che va a chiudere, abbiamo detto, l'anello di posizione, l'anello di velocità. La serie Minas BL non sono servozionamenti, sono motori brushless, semplici motori brushless dove il controllo di posizione o di velocità viene fatto da un sensore a effetto Hall, quindi non ha un encoder. È una serie più economica, utilizzata per applicazioni più semplici e ad esempio nel GP il sensore fornisce 288 impulsi giro e nel GV e nel KV 24 impulsi giro. Questi ovviamente possono essere aumentati come risoluzione utilizzando un riduttore. Le soluzioni a bassi campo, abbiamo la famiglia, abbiamo detto su base seriale, abbiamo la 6 in Modbus RTU e i Minas BL su un protocollo proprietario. E le soluzioni a bus di campo Ethernet based gestite sia dalla 5 che dalla 6. Soffermiamoci sulla famiglia degli A6. Minas A6, a differenza della precedente famiglia, ha un encoder. Si è incrementato, il motore è un motore con encoder assoluto, a seconda del cavo a cui si va a connettere possiamo utilizzarlo in maniera incrementale o assoluta ed è a 23 bit, quindi viene aumentata la risoluzione dell'encoder. La famiglia 6 ha un nuovo design, un nuovo cuscinetto, un paraolio con una maggiore resistenza alle alte temperature, come vi dicevo prima ha degli connettori encoder motore P67, quindi resistenti a ambienti umidi e polverosi. Ha una gamma di velocità che arriva fino a 6500 rpm e una coppia massima fino al 350% della coppia nominale, questo nel caso dei motori ad alta inerzia.
ha un albero motore ridotto rispetto alla serie dei Minas A5 e quindi essendo ridotto a un'inerzia più bassa, quindi permette di inseguire comandi di velocità con accelerazioni molto più basse, ed essendo comunque l'albero motore ridotto, no, l'albero motore, essendo il motore stesso ridotto, occupa meno spazio all'interno della macchina. Abbiamo un'ampia gamma di motori, sono a bassa inerzia, media inerzia e alta inerzia, vanno dai 50 watt ai 5 kW, in alcuni casi anche 22 kW. La famiglia dei Minas A6, abbiamo detto, ha una banda passante di 3,2 kHz, quindi ancora più pronto e veloce, quindi è diminuito quello che avevamo detto prima, il setting time. Poi fondamentale, hanno introdotto un nuovo algoritmo che è denominato 2 degree of freedom, 2 gradi di libertà. E questo algoritmo è in grado di ridurre le micro vibrazioni anche andando a aumentare la rigidità dell'asse. È possibile tramite parametrizzazione settare tre diversi set di guadagni, a seconda quindi della movimentazione, abilitiamo un set piuttosto che un altro. Viene aumentato il numero di filtri che è possibile abilitare. Ci sono due tipi di filtri: ci sono i filtri notch, che sono quelli ad alta frequenza, e i filtri dumping, che sono quelli a bassa frequenza, quando il motore va a frenare, evita, cioè va a smorzare l'oscillazione del carico. E poi ci sono una serie nel Minas A6 di funzioni avanzate. Io ho inserito l'Adaptive Load Control, che migliorano proprio le prestazioni. Ad esempio, l'Adaptive Load Control cosa fa? Quando il carico è un carico sbilanciato o variabile nel tempo, lui si adatta a questa variazione di carico e quindi variazione di inerzia, e si adatta in maniera automatica. Questo è uno schemino che rappresenta proprio l'algoritmo dei 2 gradi di libertà. Con questo algoritmo, appunto, è possibile eseguire una taratura, un tuning della risposta al comando e della risposta ai disturbi in maniera indipendente, riuscendo quindi a raggiungere, a parità di rigidezza, un errore di inseguimento inferiore. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima di questo algoritmo, se si andava a aumentare la rigidità dell'asse, si andava a introdurre anche vibrazioni. Se si cercava di andare a ridurre le vibrazioni, si andava a ridurre anche la rigidità dell'asse. Erano correlate le due cose. Adesso, con i 2 gradi di libertà, io posso tarare, ridurre le vibrazioni, senza andare a influire sulla rigidità dell'asse. Quindi aumentiamo noi la rigidità dell'asse per ridurre l'errore di inseguimento senza inserire risonanze o antirisonanze.